Buonasera a tutti, sono Marcio Marini, vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato alla Simone Urmet, la nostra serie civile adatta ad ogni tipologia di edificio. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso, durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la possibilità di formulare domande cliccando sul punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora cliccando sull'icona salva da tablet o smartphone o nella sezione documenti da PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, se ci fossero problemi di connessione dovuti alle reti sovraccariche di questo periodo, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno o della mail di conferma iscrizione o della mail di promemoria ricevuta poco fa. Lascio ora la parola ad Alcide Di Cristoforo che vi traghetterà alla scoperta della Simone Urmet. Vi ringrazio e vi auguro buon webinar. Grazie Marzio, un saluto a tutti, approfitto per presentarmi anche io, sono Alcide Di Cristoforo, Area Manager Urmet, seguo le regioni dell'Emilia-Romagna, le Marche, l'Abruzzo e il Molise. Mi scuso purtroppo con i partecipanti se la mia presentazione andrà in onda solo in modalità audio, ma in questo momento abbiamo verificato esistere una banda di trasmissione che non garantisce una buona qualità video. Approfitto per ringraziare immediatamente i 372 partecipanti di questo webinar e mi auguro che questa presentazione sia per loro molto interessante. Entriamo subito nel merito e iniziamo con il primo sondaggio per iniziare un po' a capire. Eccoci qua. Sul primo sondaggio cerchiamo di individuare il livello di conoscenza da parte vostra del prodotto che andremo a presentare. Quindi la domanda è: conosci la Simone Urmet? Le opzioni in termini di risposte sono tre: sì, la conosco e la utilizzo la prima, sì, la conosco ma non la utilizzo la seconda, no, non la conosco la terza. Qualche secondo per selezionare la risposta e poi inviarla con il tasto dedicato. Procediamo pure. Ecco il responso del questionario, vediamo con molto piacere che la maggior parte, il 70% dei partecipanti, conosce e utilizza la Simone Urmet, frutto che in questi anni qualcosa di buono già abbiamo iniziato, ma dobbiamo ancora continuare perché la strada è ancora molto lunga. Possiamo procedere con la slide successiva e iniziare già a fare un breve accenno. È doveroso ricordare brevemente da dove nasce la Simone Urmet, dal momento che si tratta di una joint venture tra due società storiche di produzione del materiale elettrico nelle rispettive nazioni, la Spagna e l'Italia. Sono entrambi delle società multinazionali di proprietà familiare presenti sul mercato da molti decenni. La Simone Urmet è leader mondiale nel mercato delle sedie civili e oggi presente in 50 paesi con oltre 3.500 dipendenti. E Urmet, come già molti di voi sapranno, è leader da più di 80 anni nel sistema della videostrofonia e in questo periodo, negli ultimi anni, ha incrementato la propria offerta integrando all'interno del suo catalogo sistemi di telefonia, sistemi di sicurezza, antintrusione, PQCC, antincendio, non per ultimo, oltre home automation e anche termoregolazione. Prego, possiamo procedere con la prossima slide per entrare proprio nel merito del senso di questa presentazione. Perché nasce Simone Urmet? È tutto focalizzato attorno ad alcuni concetti molto importanti che noi vogliamo trasferire sul mercato per ribadire la nostra mission fondamentale. Noi, la Simone Urmet, nasce per rispondere alle esigenze di un mercato che chiede un'offerta sempre più ampia di prodotti, un alto valore estetico, un alto valore tecnologico e un prodotto comunque che sia performante in termini di qualità e di performance di prodotto. Deve soddisfare anche, la Simone Urmet nasce anche per soddisfare la domanda del nostro cliente installatore, nel senso che ha le necessità di essere più competitivo, preparato professionalmente e flessibile nelle offerte che fa a sua volta ai suoi clienti. Deve approcciarsi tramite il suo lavoro
con un'offerta integrata. E questo la Simonunnet glielo permette perché riesce ad avere, attraverso una consulenza specializzata da parte dei propri tecnici commerciali, delle soluzioni complete che possono abbracciare la completezza dell'installazione a cui si va ad approcciare. Possiamo spaziare dalla videocitofonia alla sicurezza, la termoregolazione e la domotica. È chiaro che queste opportunità nel suo insieme offrono un rapporto di collaborazione estremamente importante, che genera ovviamente anche delle condizioni commerciali più vantaggiose tra le parti. Questo perché? Perché ci si approccia nei confronti del nostro interlocutore a creare del business abbracciando diverse tipologie di prodotto interessanti per l'installazione. Se facciamo un'analisi con la slide successiva, anche relativamente al fatto che il lavoro che abbiamo intrapreso in questi anni, diciamo, ha portato a una milestone molto importante. Perché? Perché la Simonunmet, dopo 10 anni dal lancio del prodotto, arriva praticamente a fine anno con un fatturato consolidato di circa 10 milioni di euro. E questo ha permesso a gennaio 2020 alla Urmet di procedere all'acquisizione del ramo d'azienda. Quindi, di fatto, oggi in questa slide ben rappresentata l'offerta che noi proponiamo al mercato. Abbraccia quasi la totalità del mercato delle installazioni, soprattutto civile ma anche terziario. Quindi la Urmet si propone al mercato un'offerta completa in termini di videocitofonia, di mercato sul mercato della sicurezza con TV, CC e antintrusione per installazioni civili, sistemi di serie civili per installazioni domestiche e anche automazione e domotica con l'ultima azienda che è la IOFIS. Nella slide successiva ci piace presentare come praticamente si posiziona la nostra offerta. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire quali sono le caratteristiche e il modello operativo della nostra offerta, andando ad indicare e successivamente a spiegare quali sono le 3 caratteristiche importanti attraverso il quale noi espletiamo il nostro lavoro. La prima più importante sicuramente è l'installatore, che è il nostro interlocutore principale. Le soluzioni che diamo hanno un vantaggio di redditività per l'installatore, andremo a capire di cosa stiamo parlando, e la nostra offerta è sicuramente un'offerta, anche questa avremo modo di sviluppare, con una soluzione veloce da installare e modulabile. Se procediamo con la slide successiva, andiamo subito ad individuare, a spiegare come mai noi dichiariamo che l'installatore sia il nostro interlocutore principale. Questo perché? Perché tutte le sinergie, è una mission della nostra società, tutte le nostre sinergie commerciali e l'orientamento operativo della rete commerciale sono orientate a soddisfare le esigenze dell'installatore, che è il nostro primo interlocutore. Questo che cosa genera innescando questo processo operativo? Dobbiamo far sì che, in sintesi, l'installatore sia il miglior promotore del nostro prodotto e per far questo deve essere sicuramente una figura che ha fiducia dei consulenti a cui si affida e quindi è fondamentale dichiarare che si deve lavorare insieme per tutelare un rapporto fiduciario. Questo può generare, sicuramente deve generare, degli accordi di collaborazione personalizzati. Noi non abbiamo una politica commerciale univoca sul territorio nazionale o comunque sui territori dove operiamo, ma sposiamo nei casi specifici le esigenze a seconda del cliente che abbiamo di fronte, sempre riferito alle esigenze specifiche dell'installatore. Ecco per cui parliamo e possiamo sicuramente dichiarare che siamo molto orientati verso lo sviluppo di accordi di personalizzazione tra l'azienda, la figura del tecnico commerciale che realizza questo processo, e l'installatore. Questo fa sì che anche a contorno, da parte dell'azienda, al suo interno, esistano dei processi di marketing, di comunicazione, che siano direttamente dedicati all'installatore per far sì che lui possa promuovere al meglio il prodotto tramite delle attività specifiche. Facendo un esempio, forse ci capiremo meglio, è capitato spesso che abbiamo fatto degli interventi in sinergia come azienda insieme all'installatore per convincere un'impresa edile piuttosto che una società terza ad installare il nostro prodotto. E per fare questo lavoro abbiamo fatto delle presentazioni specifiche, dei supporti marketing, dei lanci di prodotto in esclusiva per poter dare appunto questo vantaggio competitivo al cliente installatore che ce l'ha chiesto. Chiudiamo, diciamo, il cerchio su questo processo operativo individuando nel consulente tecnico commerciale l'unico referente dell'installatore a cui si rivolge.
e quindi una figura estremamente importante come riferimento, che fa sì che l'installatore possa individuare in questa figura qui l'unico referente a cui affidarsi per portare avanti il suo lavoro nelle migliori condizioni. Nella slide successiva affrontiamo l'argomento anche molto importante per noi, che interpretiamo come redditività del punto luce. Cioè, in sintesi, noi ci piace dichiarare che l'installatore che lavora con noi risparmia del tempo grazie alla flessibilità della nostra offerta e guadagna di più grazie ai vantaggi commerciali che ottiene tramite noi. Questo perché? Perché noi da subito mettiamo in campo una logica di trasparenza nel rapporto commerciale diretto. Cioè, a noi non piace fare un lavoro finalizzato a fare delle forniture fine a se stesse. A noi piace individuare quale possono essere nel rapporto commerciale con il cliente, installatore, le leve, le logiche che a lui siano più congeniali per poter capitalizzare al meglio il suo lavoro. E quindi parliamo nella logica di prodotti competitivi. Ecco che qui ritorna quell'argomento che accennavo prima di condizioni dedicate e mirate a seconda dell'esigenza che si può sviluppare. Abbiamo fatto, io nella mia esperienza professionale in Urmet, ho avuto la fortuna di poter vedere diverse aree territoriali a diverse esigenze, e questo è molto importante per capire quanto appunto le diverse esigenze si possono esplicare a seconda del mercato in cui uno si trova. Abbiamo anche la necessità di dare delle personalizzazioni particolari in termini di garanzia di prodotto, perché appunto ci sono delle soluzioni in cui questa cosa si rende necessaria. Andiamo nella slide successiva per affrontare un questionario, un sondaggio che ci porta poi immediatamente ad entrare un po' più nel merito della tipologia del prodotto. Ecco, qui noi vogliamo dire qual è la differenza di costo tra il frutto bianco opaco e il frutto opaco antracite. Tra le tre opzioni possibili, diciamo la prima, il bianco costa di più, bianco opaco costa di più, l'antracite opaco costa di più, entrambi i frutti costano uguali. Qualche secondo per selezionare la domanda e poi inviare la risposta con il tasto dedicato. Possiamo passare al risultato. Anche in questo caso mi fa piacere riscontrare nella risposta C, dove dichiariamo che entrambi i frutti costano uguali, l'87% delle persone hanno risposto in modo corretto, e questa è la risposta corretta, e ci dà la possibilità di entrare nel merito immediatamente su quelle che sono i plus, i vantaggi che la Simon Ulmet offre al mercato. Possiamo procedere con la slide successiva per dire che cosa intendiamo noi come variante di ricapitolato. Affrontiamo un po' di più da questa sezione in poi la tipologia della nostra offerta. Noi abbiamo una soluzione veloce e modulare, nel senso che la possibilità di poter installare nella sede civile diverse tipologie di estetiche e di tasti e di colori con il medesimo livello di prezzo ci dà un vantaggio estremamente importante in termini di relazione commerciale e di propositività sul cliente finale, perché offriamo la possibilità al cliente di poter proporre a sua volta una gamma più ampia di offerte di prodotti. Abbiamo un valore estetico alto di gamma senza costi aggiuntivi per l'installatore, perché appunto potendo svariare su diversi colori non deve affrontare e riproporre nuovi preventivi. Anche qui si ricollega un po' alla logica del vantaggio che dicevamo sulla redditività del punto luce, appunto perché non torna più volte sullo stesso preventivo usando i nostri prodotti, in quanto con l'unico preventivo in fase iniziale il cliente finale seleziona più opzioni in termini estetici e tecnologici. Ovviamente deve essere, come offerta di catalogo, per essere competitiva e prestazionale, deve avere una gamma di funzioni complete, e ovviamente integriamo nel nostro catalogo sistemi di termoregolazione, controllo accessi e di sicurezza. Prego, procediamo con la slide successiva, e qui entriamo poco, ancora di più nel merito della tipologia dell'offerta. Noi abbiamo un unico supporto, che è l'unico articolo sul quale, attorno al quale ruota la componibilità di tutta la nostra offerta, nel senso che noi abbiamo sull'unico supporto
la possibilità di installare qualsiasi tipo di frutto o di placca. Nello specifico, per quanto riguarda i frutti, abbiamo la possibilità di scegliere 5 finiture in totale, tra cui 2 satinate e 3 lucide. Per noi le 5 finiture in totale le dividiamo in 2 sezioni con 2 livelli di prezzo, dico solamente 2 livelli di prezzo all'interno di questa offerta, una gamma entry level che prevede il tasto satinato e una gamma premium con il tasto lucido. All'interno poi dell'offerta delle placche per definire e completare l'installazione della sede civile, anche qui, per essere completamente allineati alle migliori offerte di mercato e dei nostri concorrenti, la nostra offerta varia con tipologie di materiali che vanno dal tecnopolimero entry level al metallo fino al vetro per soluzioni alte di gamma. Nella slide successiva facciamo un richiamo veloce, ma per ribadire soprattutto quale sia il nostro posizionamento. Ecco che noi, differenziando, come ripeto, già accennato prima, la gamma opaca dalla gamma lucida, ribadisco che nella gamma opaca i due colori, sia il nero che il bianco, hanno lo stesso livello di prezzo. Stessa cosa nella gamma lucida, i colori antracite, grigio metallizzato e bianco lucido hanno lo stesso livello di prezzo. Questo è un discriminante molto importante. Io vorrei mettere un po' di enfasi su questo concetto, perché poi sul mercato, molti di quelli che oggi stanno partecipando al webinar lo sapranno, esistono anche grosse differenziazioni, delle linee proprio dedicate che a seconda del colore generano anche un cambio di supporto e di installazione verso il cliente, verso da parte dell'installatore. Andiamo avanti con la slide successiva per iniziare a fare un altro sondaggio, il terzo sondaggio in corso, che ci spiega un attimino un richiamo al concetto che ho enfatizzato prima, spero molto chiaramente. Sul supporto Sibonurmet posso installare, la prima domanda, solo placche in tecnopolimero, solo placche in metallo, solo placche in vetro, tutte le tipologie sono compatibili con l'unico supporto. Qualche secondo per selezionare la risposta che voi pensiate sia corretta, possiamo passare alla soluzione. Per fortuna abbiamo tutti quanti con piacere individuato che la maggior parte dei partecipanti, il 97%, hanno individuato la risposta corretta dicendo il 97%. Passiamo alla slide successiva e vediamo l'offerta commerciale relativa alle placche. Noi abbiamo quattro soluzioni estetiche nella nostra offerta. La soluzione Cadra, che è la prima versione che fu lanciata con il lancio di Sibonurmet, la soluzione Flexa, una soluzione entry level, una soluzione XP alta di gamma e una soluzione estremamente evoluta dal punto di vista tecnico-estetico, che è la gamma XP Touch completamente in vetro. Nella slide successiva potremo andare immediatamente ad individuare quali sono le caratteristiche delle nostre placche. In questo caso individuiamo la placca XP. Nella placca XP noi abbiamo tre tipologie di metalli che caratterizzano questa linea estetica: la gamma in alluminio, la gamma in metallo e la gamma in vetro. Su queste soluzioni, tutte le versioni estetiche in alluminio, sulle quattro colorazioni possibili, hanno lo stesso livello di prezzo fra di loro. La stessa cosa accade per il metallo e la stessa cosa accade per il vetro. Passiamo alla slide successiva e vediamo di spiegare meglio l'offerta della linea Flexa. Anche qui sulla linea Flexa noi offriamo una soluzione che prevede 20 tipi di colorazioni diverse, su delle soluzioni che prevede quattro colori neutri, nella parte alta è spiegata la soluzione neutra, quattro colori metallizzati, quattro colori speciali, quattro colori in versione pastello e quattro colori in versione ambientale. In questa soluzione e in questa versione è necessario ribadire come all'interno di ogni tipologia e sezione di colori, famiglia di colore, anche qui abbiamo la possibilità di scegliere quattro tipologie di colori vicine fra di loro con lo stesso identico prezzo di posizionamento commerciale. Un esempio chiaro,
nella gamma entry level dei colori neutri, la prima parte, noi offriamo la placca bianca, la placca nera, che generalmente sono quelle commercialmente più viste sul mercato, più distribuite, più vendute sul mercato, a questi due colori base allo stesso prezzo aggiungiamo anche una versione polvere, una versione sabbia con lo stesso livello di prezzo. Crea una discriminazione molto forte in termini di flessibilità di installazione e di offerta. Non per ultimo, anche al lato della soluzione estetica in termini di colori proposti, viene proposta la modularità delle placche, che anche qui riteniamo essere complete in termini di moduli, dai 2, 3, 4 fino ai 7 moduli. Se passiamo alla slide riepilogativa, un po' in sintesi, ecco, vediamo come tutto è abbracciato all'interno di una possibilità di accoppiamento estremamente ampia. È il supporto, l'unico supporto iniziale che raccoglie tutte le combinazioni possibili sotto di lui, nel senso che sull'unico supporto vado ad installare, ho l'opzione di poter installare, i tasti lucidi, i tasti opachi e la possibilità di mettere qualunque tipo di placca. Questi tipi di accoppiamenti ci danno la possibilità di essere estremamente flessibili, avremo la possibilità di capire meglio successivamente quali opzioni e quali casi vincenti abbiamo ottenuto grazie a questa enorme flessibilità in termini di installazione. Ovviamente anche la serie alta di gamma tecnologicamente evoluta di livello touch si riesce ad installare con lo stesso tipologia di supporto. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che questa tipologia di offerta ci dà la possibilità all'interno di un appartamento, all'interno di un condominio, all'interno di una struttura terziaria, poterci configurare, poterci presentare facendo una soluzione mista, partendo da un ingresso entry level per soluzioni base fino ad arrivare a soluzioni più evolute nelle soluzioni touch. Passiamo alla slide successiva e lascio la parola a Marzio che continua con delle considerazioni. Prego. Bene Alcide, allora facciamo una prova, proviamo ad analizzare un po' alcuni esempi che spesso capitano sul cantiere quando l'installatore ci pone delle domande per stilare al meglio il suo preventivo, per formulare meglio il preventivo. Posso usare il frutto grigio metallizzato con la soluzione Flexa? Ma certamente sì Marzio, nel senso che io posso dare un valore maggiore a un'offerta base mettendo un tasto di alta gamma su una placca in versione base, in modo che il cliente possa fare solo il cambio della placca per alzare il valore completamente dell'impianto. Quindi se il capitolato è con l'offerta base, come può poi personalizzare la placca il mio cliente? È semplice? Ma è estremamente semplice e flessibile. Faccio anche un esempio di alcune casistiche che sono capitate che ci possono aiutare. Sicuramente io, avendo un'offerta base dove per esigenze di capitolato o esigenze commerciali sono costretto ad andare con soluzioni entry level, capita spesso anche per ribadire quella logica di operatività commerciale, sinergia totale che noi abbiamo con il cliente installatore che spesso si fa promotore della nostra offerta, ci è capitato spesso di lavorare all'interno degli appartamenti magari non ancora venduti, in sinergia con delle imprese edile dell'installatore che non erano stati ancora venduti, con un'installazione in versione base. Mentre per aggradare, rendere l'intero stabile un po' più accattivante ed esteticamente gradevole, abbiamo optato per delle soluzioni comuni con delle placche più importanti o con dei tasti di colore diverso. Questo che cosa genera? Come abbiamo capito, in termini di offerta commerciale abbiamo solamente una piccola differenza da assorbirsi per via del fatto che installiamo una placca in vetro in aree comuni rispetto a placche di uso comune o entry level nelle aree private. Però sull'investimento totale dell'appalto questa incidenza commerciale è estremamente minima e ci dà la possibilità di giocare una carta di vantaggio molto importante rispetto alla nostra concorrenza. Sono casi di eccellenza, di successo che ci hanno fatto fare la differenza a volte e che vorrei riproporre, promuovere o comunque portare al mercato per altre opzioni possibili per far sì che la Simonumet possa farsi conoscere sempre di più. Prego. Quindi se l'installatore deve fare preventivi di placche di vetro di colori diversi, che sono le placche un pochino più importanti, non ha grossi problemi, è molto semplice?
Ma questo è un po' anche qui in questo caso ti porto dei casi vincenti d'eccellenza, nel senso che questo l'abbiamo scoperto poi direttamente sul mercato finale. Spesso gli installatori nel proporre dei prodotti alti di gamma, quelli delle soluzioni in vetro, delle soluzioni touch, diciamo fuori dai denti, ci va con i piedi molto con calma perché parlare di placche che possono costare anche nell'ordine decine di svariate di euro. Su un cliente finale, bisogna sapere individuare qual è il target di riferimento. Però è chiaro che poi il vantaggio qual è? Andando con la nostra soluzione, dove tutta l'alta gamma, quindi se facciamo l'esempio con quella in vetro, abbiamo lo stesso livello di prezzo, è chiaro che riesce a fare più breccia, perché sicuramente a parità di un investimento importante da parte di un cliente finale per una soluzione estetica, avere la possibilità sullo stesso riferimento di prezzo. A questo punto, Cile, non c'è un limite alla flessibilità delle soluzioni multipracche, quindi non abbiamo limiti in nessun senso, possiamo fare tutte le associazioni che vogliamo. Assolutamente sì, ti confermo che è quella della situazione che stavamo dicendo in precedenza e abbiamo la possibilità di essere estremamente flessibili per poter poi agganciarci tutte le soluzioni di massima intercambiabilità. Addirittura mi piace dire che non abbiamo neanche individuato ad oggi tutte le soluzioni possibili in termini di flessibilità di prodotto. Perfetto, grazie mille delle precisazioni. Ora, Prego. prima di andare avanti, lasciamo un attimo un altro sondaggio per rafforzare un po' il discorso Simon Urmet. Quindi vi andiamo a chiedere quale tipologie di placche posso installare sul supporto Simon Urmet. Tra le varie scelte trovate solamente le placche in tecnopolimero, solo le placche in metallo, solo placche in vetro, oppure tutte le tipologie citate sono compatibili con l'unico supporto. Scegliete l'opzione che ritenete più corretta e inviateci i vostri risultati che commenteremo insieme. Aspettiamo ancora qualche secondo e penso possiamo chiudere il sondaggio per vedere quali sono i risultati. Perfettamente, il messaggio è passato perfettamente, come vedo, perché il 100% di voi ha capito che sull'unico supporto Simon Urmet, che è il punto di forza del prodotto, posso installare qualsiasi tipo di placca e eventualmente qualsiasi tipo di frutto. Andiamo avanti con la presentazione e andiamo a vedere quali sono le novità dei componenti della serie Simon Urmet. Vedremo la presa multi, le cassette da pavimento e i complementi di gamma. Iniziamo a presentare quella che è la presa multistandard, che permette di non dover più utilizzare quelli che sono gli adattatori vari con cui connettiamo i nostri dispositivi solitamente alle prese nella nostra abitazione. Quindi abbiamo una presa posizionata su due moduli, che ci permette tre connessioni differenti. Possiamo inserire una spina Schuko, possiamo utilizzare contemporaneamente due spine classiche 16 o 10 A, ed eventualmente possiamo andare a connettere quelli che sono i dispositivi che non hanno il terzo polo perché non necessitano di connessione di terra. Il prodotto viene fornito sempre nelle 5 finiture, quindi le due opache bianche e nere o le tre lucide che sono acciaio scuro, bianco ghiaccio o l'alluminio. Grazie alla presenza del mezzo modulo sul supporto dell'aggancio a mezzo modulo, posso andare ad inserire la mia presa multistandard all'interno della mia scatola centralmente, quindi non ho più la necessità di decidere se metterla a destra o a sinistra con il falso polo, ma posso posizionarla centralmente grazie anche ai coprifori dedicati e avere una resa estetica molto migliore rispetto al passato. L'innesto avviene frontalmente, quindi ho la possibilità di collegarla e cablarla comodamente e poi inserirla nel mio supporto. L'applicazione migliore si trova nel momento in cui dovrei andare a connettere il mio elettrodomestico, che ormai è fornito quasi sempre con una spina Schuko. Posso connetterlo liberamente, ma in più, nel momento in cui andrò a scollegarlo o a collegarlo in un altro punto di corrente, oppure a toglierlo perché non ne ho più bisogno, avrò sempre a disposizione quelle che sono due semplici prese bipasso su cui collegare qualsiasi tipo di spina, mentre in passato, nel momento in cui predisponevo una presa Schuko a disposizione di quell'oggetto, una volta che lo staccavo, avevo per forza la necessità di dover inserire un adattatore per sfruttare la presa anche con altre tipologie di spine.
In questa slide riassumiamo un po' quello che è la multipresa, quindi come vediamo in una singola presa a due moduli abbiamo inserito quelle che sono due prese bipasso e una presa sciuco. Nella parte bassa della slide vediamo le connessioni possibili, quindi la connessione con la spina sciuco, le due connessioni contemporanee con eventualmente spine da 16 o da 10 A, ed eventualmente quelli che sono i dispositivi senza connessione di terra elettrica, quindi che non necessitano della terra elettrica, possono essere inseriti frontalmente. In pratica questo oggetto ci permette di dire addio a quello che è l'adattatore più ricercato all'interno della casa degli italiani, che è l'adattatore sciuco. Un altro prodotto a catalogo Simonurmet sono le torrette a scomparsa, che trovano la loro installazione ideale in ambienti come centri commerciali, aeroporti, musei, sale conferenze, ma anche piccole attività commerciali. Hanno un grado di protezione IP66 che le rende immuni sia dalle polveri che dalla penetrazione di liquidi all'interno, quindi anche nel momento in cui si va a lavare la pavimentazione su cui sono inserite le torrette, non c'è nessun problema perché l'acqua non potrà penetrare all'interno della torretta. Una volta che sono chiuse, supportano un peso di 1000 kg, quindi sono anche carrabili e, come vedete, di conseguenza adatte eventualmente all'installazione all'interno di un autosalone. Posso passarci sopra senza alcun problema. Vengono fornite con due differenti finiture, una finitura in acciaio inox più resistente per ambienti più gravosi, dove è necessaria una resistenza maggiore, e una finitura in ottone, dove magari viene richiesta un po' più di estetica, quindi riusciamo a coprire questi due ambienti installativi senza problemi. Ci sono a disposizione due chiusure differenti, abbiamo una semplice chiusura manuale, quindi un semplice clic e clac, apro e chiudo, oppure ho la chiusura di sicurezza nel momento in cui vado ad installare la mia torretta in ambienti pubblici, dovrò necessità di inserire una chiave a brugola per permettere l'apertura e la chiusura della torretta. All'interno troviamo una presa sciuco di standard tedesca, ma possiamo affiancarla a quella che è una presa dati RG45 di categoria 5E o 6E. Possiamo andare ad installare la nostra torretta su due tipi di pavimentazioni differenti, quindi per ognuna ci sarà la sua scatola e abbiamo la possibilità di inserirla in pavimentazione in calce struzzo, previo giustamente lo scavo, lo scasso, la predisposizione per la torretta, o eventualmente anche sulle pavimentazioni rialzate, quindi pavimenti flottanti, dove generalmente al di sotto passano tutti i servizi elettrici, quindi un semplice cablaggio e inserisco la torretta nel mio pavimento senza problemi. Inoltre abbiamo a disposizione un accessorio molto utile per accoppiare più torrette tra di loro. Nel momento in cui abbiamo bisogno di più connessioni, possiamo accoppiare più torrette e di conseguenza realizzare un'installazione molto lineare e molto pulita. Non dobbiamo più andare a cercare noi di mettere in linea, ma l'accessorio ci permette già di impostarle a filo come necessitano. Qui riassumiamo un po' quelle che sono le caratteristiche delle torrette che abbiamo appena detto, quindi le due finiture diverse, la finitura in ottone e la finitura in acciaio inox. Entrambe le finiture hanno a disposizione le doppie chiusure, la semplice chiusura manuale o la chiusura di sicurezza. E poi abbiamo le due basi installative, quella la base per la pavimentazione rialzata e la base per la pavimentazione in calcestruzzo. Prima di andare avanti, lanciamo il nostro sondaggio per ribadire un po' l'informazione della torretta e vi veniamo a chiedere che tipo di installazione può avere la torretta scomparsa. Quindi possiamo inserirla solamente in pavimentazioni in calcestruzzo, solamente in pavimentazioni rialzate, oppure entrambe le installazioni sono disponibili. Vi lasciamo qualche secondo per rispondere sull'opzione che ritenete più corretta e insieme vedremo quelli che sono i risultati. Ancora un attimino e vediamo un po' i risultati che escono fuori dalle vostre risposte. Sono perfetto, il 100% di voi ha risposto correttamente perché le torrette possono essere installate sia in pavimentazioni rialzate che in pavimentazioni in calcestruzzo. Possiamo andare avanti e vediamo quelli che sono i complementi di gamma. Quindi, completamente della gamma abbiamo tutti quegli accessori che completano l'offerta ed interagiscono con i nostri sistemi di uso quotidiano. Possiamo trovare cronotermostati o semplici termostati di utilizzo molto facile, molto semplici e intuitivi. E abbiamo anche a disposizione quelli che sono i prodotti anti-intrusione Urmet che si adattano direttamente al supporto Simon Urmet. Quindi non abbiamo bisogno di inserire gli adattatori in base alla serie civile dove dobbiamo andare ad installare il nostro impianto anti-intrusione. Ma come vediamo, l'inseritore e la tastiera già sono predisposti per
l'innesto sul supporto Simonormet. Inoltre abbiamo anche a disposizione quello che è un rivelatore infrarosso, un volumetrico di infrarosso, che permette una resa estetica dell'ambiente migliore perché ci evita di installare quello che potrebbe essere il sensore a parete, quindi vicino al mio pulsante dell'accensione delle luci troverò anche quello che è il sensore antintrusione. Grazie alla vasta gamma di prodotti a disposizione riusciamo a soddisfare le più svariate richieste, che insieme, oltre a quelli che sono magari i pulsanti, gli interruttori e le prese anche di standard internazionale, possiamo trovare prese telefoniche e dati, prese satellitari e prese di antenna analogica con passanti oppure finali. Abbiamo a disposizione quelli che sono dispositivi per connettere dispositivi, i nostri dispositivi multimediali come prese BNC, prese Hi-Fi e prese HDMI. Inoltre abbiamo anche dei rivelatori di presenza con regolazione di temporizzazione e di luminosità per realizzare delle piccole automazioni. Sui tre moduli sono disponibili anche delle protezioni elettriche come dispositivi di magnetotermici differenziali e poi abbiamo una serie di rivelatori di gas CPL e metano per eventuali fughe e riusciamo a controllare anche eventuali allagamenti con un sensore di rivelazione di liquidi. Nella parte bassa della slide, come vediamo, a completamento della gamma abbiamo quei dispositivi per la gestione alberghiera, quindi troviamo il termostato all'interno della camera e i due lettori di badge, uno esterno per aprire la porta e quello interno per attivare i servizi della camera. Nella slide non è riportata, ma è presente anche la possibilità di avere la presa per il rasoio elettrico con trasformatore di isolamento incorporato che solitamente troviamo all'interno dei bagni. Insomma, tutti questi prodotti ci permettono di avere un'uniformità installativa all'interno delle camere dell'hotel. E così diamo anche la possibilità all'installatore di fornire un'offerta completa per il suo preventivo anche in quest'ambito, in ambito alberghiero. Un approfondimento tra i componenti lo merita la presa USB e la possiamo trovare disponibile, come vedete in foto, sia ad un modulo con una presa sola o a due moduli con due prese. Ricordo sempre che i due moduli possono essere inseriti centralmente nel mio cestellino a tre posti, grazie agli agganci predisposti. Le prese hanno una corrente erogata massima di 2 A/100 e quindi ci permettono una ricarica sicura e veloce di quello che sono i nostri dispositivi. Inoltre, la presa doppia ci permette di collegare contemporaneamente e di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, cosa che magari nel momento in cui devo farlo con due prese attaccate all'altra, a causa dell'ingombro delle dimensioni dell'alimentatore esterno, non riesco a connetterle contemporaneamente. Invece, qui con due cavetti, due semplici cavetti USB, riesco a connettere due dispositivi contemporaneamente. Ora passo la parola al CIDE per l'approfondimento di alcune delle vostre domande formulate durante il corso. Grazie Marzio per la tua solita completezza e chiarezza nell'esposizione. Stavo scorrendo un po' di domande che sono arrivate, mi giungono un paio sicuramente simpatiche, di cui una particolarmente interessante che mi piace riproporre per dare un po' di enfasi alla nostra flessibilità in termini di offerta. Dice un cliente, un installatore, ho fatto delle installazioni in cui il cliente finale ha scelto un tipo di placca specifico. Questo mi ha vincolato successivamente all'installazione di una specifica fornitura compatibile con la placca scelta dal cliente. Con voi è la stessa cosa? Ecco, questo è proprio no, con noi non è così, nel senso che noi possiamo liberamente associare, mi piace ribadirlo perché è una persona che dal campo mette in chiaro un po' quali sono a volte dei meccanismi di installazione automatici che pregiudicano l'opportunità di offrire ai clienti finali, come accennavo prima, un'offerta più ampia, più flessibile e più competitiva. Noi abbiamo la possibilità, lo ribadisco, di installare sull'unico supporto qualsiasi tipo di finitura in termini di tasti e qualsiasi tipo di placca in termini di materiale. Un'altra domanda, secondo me importante per chiarire un po' la tipologia di offerta e per dare anche qui un po' d'enfasi a un prodotto che è estremamente apprezzato dal mercato dell'installatore e dei clienti, sono le torrette IP66. Un cliente ci dice: le torrette IP66 sono già vendute con scatole in casso o le scatole sono vendute separatamente? Ecco, le scatole sono vendute separatamente per noi, questo riteniamo sia così per fare le dovute predisposizioni in
in fase di predisposizione cantiere, e poi successivamente, generalmente l'impianto elettrico arriva in una fase successiva, poter posare le apparecchiature attive per terminare l'installazione delle torrette. Però sulle torrette vorrei rimanere un attimo per ribadire quanto questo prodotto sia particolarmente, sì, diciamo anche esclusivo sul nostro mercato nazionale, perché non abbiamo prodotti, molti prodotti analoghi con le stesse prestazioni in termini di P, in termini di resistenza, in termini anche di definizione estetica. E non, bisogna anche dire che a volte abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere proprio grazie anche a questo prodotto che veniva richiesto da, come diceva prima Marzio, autosaloni e ambienti terziari. Un'ultima domanda, anche questa ritengo abbastanza interessante per dare un valore aggiunto a quello che noi possiamo proporre al mercato. Chiede un cliente: posso personalizzare le placche, qualsiasi tipo di placche, con un logo specifico? Anche qui la risposta è sì. Abbiamo fatto delle installazioni particolari per degli hotel, ma anche per delle imprese edili che hanno preferito personalizzare delle placche, anche con degli installatori, con delle società con noi molto collegate, con le quali abbiamo un grande rapporto di collaborazione. Abbiamo fatto anche dei lavori personalizzando le placche con il logo da loro fornito. E questo tipo di personalizzazione si può avere su qualunque tipo di metallo che si sceglie, per partire dalla placca base in tecnoforibro fino ad arrivare a quello in vetro. Ritengo, ecco, per non dilungarci oltre, che queste siano, ho scelto tre domande tra quelle che sono arrivate per ribadire alcuni concetti fondanti dell'offerta Simon Urmet, e niente, colgo l'occasione per ringraziare sicuramente tutti i partecipanti. Lo zoccolo duro l'abbiamo mantenuto, sono ancora tutti quanti lì, e quindi questo mi fa piacere, vuol dire che questo webinar è stato interessante. E approfitto per salutare, per ringraziarvi tutti quanti. E sicuramente per avere la possibilità poi di tornare in campo quanto prima. Noi già di fatto siamo tornati con tutte le massime sicurezze e precauzioni del caso, però siamo tornati decisamente molto operativi e con la voglia di ricominciare a ripartire da lì dove ci eravamo fermati. Quindi una bella strada lunga da percorrere insieme, con la speranza che da oggi in poi anche qualche nuovo cliente installatore, a seguito delle idee che gli abbiamo lanciato, si possa avvicinare un po' al nostro mondo e alla nostra offerta. Detto questo, saluto tutti quanti di nuovo cordialmente, lascio la parola a Marzio per i saluti finali. Arrivederci a tutti. Bene, ringrazio anch'io Alcide per la sua collaborazione. Spero che il corso sia stato di vostro gradimento e sia dimostrato uno strumento utile per apprendere nuove informazioni e per agevolare il vostro lavoro. Vi do arrivederci ai prossimi webinar che questa volta saranno organizzati a livello territoriale, per i quali riceverete l'invito via mail o attraverso i vostri canali commerciali. Non scappate via subito, perché questa volta abbiamo pensato di salutarvi scegliendo un breve video per raccontare Simon Urmet e perché i nostri installatori hanno scelto e sceglieranno in futuro la serie Simon Urmet per le loro installazioni. Grazie ancora, buona serata e buon lavoro.